Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Questo episodio si tratterà temi di astronomia e ufologia razionale. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità nel sistema solare di Kapteyn? La stella di Kapteyn dista praticamente dal sistema solare, quindi dal nostro Sole, a circa 12,76 anni luce. La stella di Kapteyn si trova nella costellazione del Pittore. Si tratta di una stella subnana rossa con un diametro e una massa pari al 30% del Sole e una luminosità pari allo 0,4%. La stella di Kapteyn ha una temperatura superficiale di 3570 Kelvin, circa 3297 centigradi, che le conferisce la classica luce rossa, tipica della classe spettrale M. Il Sole ha una temperatura più elevata, di 5777 Kelvin, e ha infatti una classe spettrale diversa, la G2. Che gli conferisce una luce bianca se vista dallo spazio o una luce gialla se osservata attraverso l'atmosfera terrestre. Kapteyn, come tutte le stelle subnane, ha una luminosità di un paio di magnitudini inferiore alle stelle della medesima classe spettrale. È poverissima di metalli e appartiene alla prima generazione di stelle che ha popolato l'universo e quindi molto 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 vecchia. Infatti la sua età è compresa tra 11 e 12 miliardi di anni. Si ipotizza che Kapteyn provenga dall'ammasso globulare di Omega Centauri, il quale in origine era una galassia nana che poi fu fagocitata dalla Via Lattea. Durante lo scontro alcune stelle sono state scaraventate nella zona in cui si trova il Sole. Questo spiegherebbe le anomalie della stella di Kapteyn. Altissima velocità intrinseca, età molto vecchia di 11-12 miliardi di anni, assenza di metalli, classica stella o con ammasso annesso a un vecchio ammasso globulare. Nel 2014 l'European Southern Observatory ha comunicato la scoperta di due pianeti orbitanti nel sistema di Kapteyn, Kapteyn B e Kapteyn C. Kapteyn B è un pianeta potenzialmente abitabile che orbita nell'ecosfera del sistema, vale a dire alla distanza dalla stella che permetterebbe l'acqua liquida in superficie, nel caso in cui la composizione atmosferica e l'effetto serra creino condizioni di pressione e temperatura adeguate. È una superterra, la massa è infatti 4,5 volte la Terra, con un diametro di 20.400 km stimati contro i 12.756 di diametro della Terra. Le dimensioni appunto collocano il pianeta della Kapteyn B come nella classe delle superterre. La sua temperatura di equilibrio è di circa meno 68 gradi Celsius. La Terra invece è meno 18. Però per effetto serra sulla Terra, l'atmosfera terrestre ne aumenta sensibilmente la temperatura di equilibrio, raggiungendo un valore reale in media di 16 gradi centigradi. Lo stesso effetto serra potrebbe esserci anche su Kapteyn B, dato che, essendo il pianeta roccioso e dotato di massa, potrebbe esserci un'atmosfera in grado di generare un adeguato effetto serra. Vista la relativa vicinanza alla stella madre, cioè al sole del sistema solare Kapteyn, il pianeta Kapteyn B è probabile che per effetto di attrito mareale la stella freni la rotazione del pianeta fino a sincronizzarla con la rivoluzione, per cui il pianeta rivolgerebbe sempre la stessa faccia alla stella, quindi un emisfero sarebbe sempre giorno e invece nell'altro sarebbe sempre notte. Il secondo pianeta è Kapteyn C, è fuori dalla zona abitabile, è troppo lontano dalla stella madre Kapteyn e quindi è ritenuto molto freddo.
Il flusso stellare è infatti solo dello 0,4, cioè il 60% in meno di ciò che riceve la Terra dal Sole. La massa è circa 7 volte la Terra, quindi anche questo è una super Terra, però è una super Terra gelida. Come potrebbe essere una base aliena di prossimità sul sistema solare di Kapteyn? Oltre a poterci essere una stazione spaziale, sul pianeta di Kapteyn B, nella zona della circonferenza del Terminatore, Terminatore è quella zona dove si incontra tra il buio perenne e la luce perenne del pianeta. Ricordatevi quindi che si presuppone che Kapteyn B abbia quindi una rotazione sincrona, mostrando sempre un'unica faccia alla propria stella. Lungo il Terminatore, cioè nella fascia in cui si incontra praticamente il buio perenne e il sole il giorno perenne, probabilmente vi sarebbe una fascia climatica climatologicamente appunto migliore, dove potrebbe esserci un ambiente vegetale simile alla tundra nella zona in prossimità del Terminatore, freddo e buio, quindi una zona di taiga, poi nella zona centrale migliore del Terminatore, infine una pseudo savana secca nella zona di prossimità del Terminatore vicino al caldo e al sole perenne. Ora, piuttosto che immaginare alberi, è più probabile che vi potrebbe essere erba molto alta, magari con del colore nero. Data la minor luce solare, il color nero potrebbe appunto permettere di ottimizzare il rapporto di fotosintesi con la luce e il calore ricevuti, a differenza delle nostre piante verdi, che appunto ottengono, diciamo, dal sole molto più energia. Inoltre l'erba, a differenza degli alberi, potrebbe, diciamo, piegarsi meglio ai forti venti che sul pianeta, essendoci atmosfera, potrebbero evidentemente scambiare parte del calore caldo con il calore freddo, e lungo appunto la fascia del Terminatore potrebbero essere, diciamo, dei fortissimi venti violenti. Ora, una base di prossimità sul pianeta di Kapteyn B potrebbe essere anche piuttosto grossa. Immaginatevi pale di energia eolica, appunto per generare energia dai possenti venti del pianeta, o anche futuribili generatori elettrolavici e o geotermici, appunto per estrarre energia dal sottosuolo, che sarà sicuramente attivo su Kapteyn B data l'alta massa. Basi sotterranee sarebbero indubbiamente un ottimo e sicuro habitat dove si potrebbe coltivare in serra forme di vita vegetali o allevare piccoli animali non autoctoni del pianeta per sostenere appunto i fabbisogni alimentari della colonia. Quali alieni potrebbero sostarvi comodamente? Sicuramente gli alieni grigi, bassi, piccoli, con una piccola massa, e se questi fossero, diciamo, anche biologicamente assimilabili ad insetti, ma avessero sviluppato un endoscheletro, potrebbero adattarsi molto bene alla grande gravità del pianeta. Gli alieni Dargos del caso Zanfretta, molto alti, grandi, seppur di muscolatura possente data la loro maggiore massa e altezza, potrebbero essere lenti, molto più pesanti e sicuramente non si troverebbero a loro agio su un pianeta di grande massa come quello di Kapteyn B. Quali specie autoctone potrebbero vivere sull'esopianeta molto vecchio? L'alta gravità del pianeta renderebbe eventuali poche forme di vita autoctone. Poco numerose, queste potrebbero essere adattate sia a vivere nel Terminatore nella forma di animali erbivori, quanto evolutisi in carnivori, appunto per mantenere costante la popolazione autoctona erbivora. Entrambe le forme di vita locali dovrebbero essere molto piccole, ma con ossatura e muscolatura robusta per poter resistere alla elevata gravità quanto ai forti venti del Terminatore. Quindi dovrebbero avere un habitat sotterraneo
poco profondo. Nella zona più fredda e buia, ossia sotto il pack ghiacciato, potrebbe esserci acqua liquida, sostenuta dalla forte attività vulcanica. In tale aree potrebbero essersi creati tanti e numerose nicchie ecologiche con una piccola catena alimentare, microbi, plancton, pesci, crostacei. Si potrebbe anche immaginare che a questa catena alimentare esistessero dei pesci o dei crostacei o dei predatori robusti e grassi che, respirando sott'acqua, fossero capaci di nuotare in acque freddissime, migrando tra i numerosi habitat regionali con un'acqua più calda, appunto per la presenza di vulcani sottomarini. Questi presunti, diciamo, predatori potrebbero cacciare e nutrirsi dei pesci incapaci di migrare altrove a causa della forte temperatura molto fredda dell'acqua, e quindi questi fantomatici predatori marini potrebbero servire a mantenere in equilibrio ecologico le popolazioni degli habitat regionali sotterranei in prossimità dei vulcani, appunto subacquei. A distanza Sole, stella di Kapteyn, è di 12,76 anni luce, quindi la tratta siderale Kapteyn B, Terra Kapteyn B, implicherebbe la necessità di percorrere 25,52 anni luce. Applicando i modelli ufologici quantitativi, si inferisce e si stima quanto segue. Con Low Tech Astrocalc, 25,52 anni luce alla velocità di 0,8 C, occorrono 31,816 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra. Il tempo nave relativistico del viaggio sarebbe invece di 19,09 anni a calendario civile. Il carburante necessario si stima circa 136,2 kg d'antimateria, per un fabbisogno energetico stimato a livelli stratosferici di 2,451 elevato, cioè moltiplicato per 10 alla 22 joule. Invece con Hi-Tech Astrocalc, i 25,52 anni luce percorsi alla velocità di 0,987 C con 8 G di accelerazione produrrebbero 25,867 anni di latenza ufologica per un osservatore sulla Terra. Il tempo nave invece relativistico del viaggio sarebbe solo di 4,157 anni a calendario civile. Il carburante necessario invece sarebbe circa di 1066,9 kg d'antimateria per un fabbisogno energetico stimato a livelli super mega stratosferici a 1,920 per 10 alla 23. Ciao, un saluto, alla prossima!